Capitolo 13. La resistenza alle tentazioni. Le tribolazioni e le tentazioni ci accompagneranno per tutta la vita, come sta scritto nel libro di Giobbe. L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra? Pertanto ognuno stia allerta e vigili in continua preghiera, affinché il diavolo non individui il punto debole dove mettere in atto il suo inganno. Proprio lui, il diavolo, che mai si dà per vinto, ma che va in giro cercando chi divorare. Nessuno è così avanti nel cammino verso la perfezione e la santità da potersi ritenere esente da questa tentazione. E tuttavia, seppur spiacevoli e gravose, le tentazioni possono sovente rivelarsi vantaggiose, perché aiutano a mantenersi nell'umiltà. Venite purificati e istruiti. Tutti i santi passarono per questa vita e vi trovarono campo di progresso spirituale, a differenza di coloro che, abbandonando presuntuosamente la lotta, andarono incontro alla perversione e al tradimento. Non esiste nessuna istituzione religiosa così perfetta o luogo così nascosto capace di garantire un'assoluta tranquillità, senza prove e contrarietà. Finché vive, l'uomo non sarà mai del tutto esente dalla tentazione. Essa alberga dentro di noi perché in noi, fin dal principio, c'è la concupiscenza che la genera. Se una tentazione o una tribolazione sembra affievolirsi, subito un'altra sopraggiunge. È qualcosa da sopportare, rimane sempre, perché la felicità è un bene che abbiamo perduto in origine. Ci sono molte persone che, di fronte a ciò che richiede lotta, tentano di fuggire, ma si ritrovano coinvolte con il rischio di soccombere in maniera ancora più dolorosa. Non si vince semplicemente fuggendo, ma si diventa più forti di ogni nemico, sopportando pazientemente e con vera umiltà. Evitare le tentazioni schivandole solo superficialmente non favorirà mai un vero progresso. Bisogna agire su di esse, estirpando la radice che le genera, se non si vuole che ritornino con maggior vigore, ma riuscirai a vincerle soltanto poco a poco, con grande pazienza e soprattutto con l'aiuto di Dio, più che con la superba pretesa di riuscirvi con le sole tue forze. Non temere di chiedere spesso consiglio a chi te lo può dare. E se ti capita di incontrare qualcuno che come te è provato, non trattarlo male, anzi, fagli coraggio come desideresti che altri facessero a te. La prima causa di ogni tentazione volta al male è l'instabilità spirituale e la poca fiducia in Dio. E non può essere che così, perché l'uomo che non sa imporsi a se stesso e che si barcamena tra un proposito fatto e uno non mantenuto, è come una nave senza timone sballottata dalle onde. Come la fornace prova il metallo nella tempera, allo stesso modo la tentazione mette sotto esame la santità di una persona. Chi può dire di conoscersi veramente in tutte le sue possibili capacità di bene? È la prova che rivela chi siamo veramente e di che cosa siamo capaci. Bisogna però vigilare attentamente fin dal primo presentarsi della tentazione, perché il nemico è più facile vincerlo quando ancora sta alla porta e bussa, che non quando lo si è lasciato entrare in casa. Di qui il detto «Principis obsta», resisti subito. Infatti si incomincia con un semplice pensiero, poi subentra la fantasia che crea immagini allettanti, a queste fa seguito un certo compiacimento che un po' alla volta porta a cadere in ciò che all'inizio avresti allontanato come cosa cattiva. È così che, quando non gli si resiste da subito, il maligno guadagna terreno fino a conquistarlo tutto, perché quanto più uno si adagia pigramente, tanto più si indebolisce interiormente, avvantaggiando il nemico che al medesimo tempo si va invece rafforzando. Alcuni sono maggiormente tentati all'inizio del loro cammino verso Dio, altri invece alla fine. Alcuni sono fortemente provati pressoché tutta la vita. Altri ne soffrono in maniera piuttosto leggera, in base alla sapiente e giusta volontà di Dio che sa bilanciare situazioni e meriti e tutto fa convergere alla salvezza dei suoi eletti. Va da sé perciò che il miglior atteggiamento da assumere deve essere quello di non farsi assalire dallo scoraggiamento quando si è nella prova, ma di pregare il Signore con maggior fervore, perché si degni di aiutarci in ogni tribolazione, secondo le parole di San Paolo, il quale ci assicura che Dio non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, ma che insieme con la tentazione ci darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Umiliamoci dunque sotto la potente mano di Dio nel tempo della tentazione e della prova, e il Signore ci salverà e ci esalterà al momento opportuno. Il momento della tentazione e della prova, quello in cui, più e meglio, è possibile cogliere la consistenza del progresso spirituale. Lì c'è il merito, lì la virtù. Essere devoti e fervorosi quando non si hanno difficoltà costa poco.
è sopportare se stessi nei momenti difficili che comporta fatica, ma è proprio allora che si può sperare in un vero miglioramento spirituale. Si dà anche il caso di alcuni che non sono tentati in cose gravi, ma che spesso non reggono nelle piccole prove di ogni giorno, tanto che, umiliati per la loro incapacità a superare le piccole difficoltà, perdono la fiducia in loro stessi quando devono affrontarne di più grandi.